Lui stava pensando che doveva dare la parola a me, ma state tranquilli, e visto la stanchezza della giornata, il mio, dunque, una conclusione vorrei essere naturalmente un contributo a una discussione molto impegnativa, molto importante, che naturalmente non può essere conclusa oggi. Credo che le cose che abbiamo ascoltato, le esperienze che si sono qui confrontate, anche le idee, necessitano, credo, in ognuno di noi di una riflessione, ma soprattutto credo che si ponga un tema che è quello di come continuare una discussione collettiva che sia in grado di misurarsi con quello che sta succedendo in Europa e di quello che sta succedendo dentro al mondo del lavoro, che noi naturalmente come organizzazione sindacale e come organizzazioni sindacali vogliamo provare a rappresentare e soprattutto a essere in grado di tradurlo anche in un'azione che, come veniva detto anche dall'ultimo intervento, si ponga il problema molto concreto di produrre dei risultati per le persone che rappresentiamo, ma anche di ricostruire una capacità di visione generale, di funzione, consentitemi, sindacale, ma anche politica, non nel senso di sostituzione dei partiti, ma nel senso di visione sociale e di ruolo politico che il sindacato svolge in termini anche di non solo rappresentanza di valori, ma anche di soggetto che punta ad una trasformazione sociale fuori dai luoghi di lavoro. E quindi io dividerò il mio contributo, diciamo così, sia in un pezzo di analisi anche, se volete, politica, come qui è stata fatta rispetto al voto, all'andamento di voto, e poi vorrei dire alcune cose, alcune idee di discussione strettamente, se vogliamo, sindacale, di cose che dobbiamo fare assieme. Premetto, lo dico subito, che io penso che sia necessario uscire tutti, lo dico anche per me, per l'organizzazione in cui milito e che rappresento, di uscire da una visione puramente nazionale, perché la cosa che io vedo è che le relazioni sindacali continuano in Europa ad avere una dimensione nazionale, quando va bene, e siccome la tendenza che io vedo è quella di ridurre l'azione sindacale neanche più in una dimensione nazionale, ma in una dimensione puramente aziendale, se noi vogliamo svolgere appunto un ruolo che si ponga il problema di rappresentare il punto di vista di tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, noi credo anche in Europa abbiamo bisogno di porci il problema sindacale di qual è il livello dell'azione che dobbiamo mettere in campo. Perché oggi, oltre a quello che ognuno di noi prova a fare o riesce a fare a livello nazionale, l'unico elemento di coordinamento che, tra virgolette, c'è, che supera la dimensione nazionale aziendale, è quella dei CAE, che come noto non è adeguata per svolgere un'azione contrattuale. E lo dico perché se c'è un punto di riflessione che tutti assieme dobbiamo fare, è che l'azione sindacale ha una sua efficacia, una sua forza, se è in grado di essere agita al livello in cui vengono prese le decisioni. E siccome dall'altra parte noi abbiamo gruppi, aziende che decidono o sono condizionate nelle decisioni che devono prendere, perché il livello della decisione è sovranazionale, questo per me è un tema che noi ci dobbiamo porre.
se no cambia alla lunga la natura del sindacato. Cambia la natura del sindacato. Perché naturalmente a quel punto lì ognuno ragiona nella sua logica, o nazionale o aziendale, di come può difendere la propria condizione. Mentre se noi ci vogliamo porre il problema alla luce dei processi anche che sono in atto, credo che questo sia un tema che c'è. Qui qualcuno lo diceva, la finanza ha una dimensione globale. Se ci pensiamo, il lavoro in tanti casi non è neanche locale, perché lo puoi comprare e vendere in giro per il mondo all'offerta migliore. E questo sta determinando una competizione tra le persone, che è anche una delle ragioni, secondo me, della paura che c'è tra i lavoratori. O del fatto che vedi qualcosa di nemico. Del resto, consentitemi, la parola delocalizzazione, che è uno dei temi che ci ha messo in difficoltà e che mette in discussione, tra virgolette, anche la solidarietà tra lavoratori, è un tema che noi non siamo ancora stati capaci assieme di affrontare. Lo dico in modo molto banale, perché quando un'azienda in Italia chiude e trasferisce le produzioni in un altro paese europeo, è difficile che i lavoratori di quel paese europeo a cui vengono portate delle produzioni siano pronti a battersi perché il lavoro rimanga nel nostro paese. E viceversa, quando chiudono stabilimenti in altri paesi europei per lasciare il lavoro in Italia, non è che in Italia diciamo no, non va bene, lo dovete portare all'estero. Questo banale problema, io non dico che è semplice o facile da risolvere, però è il tema. Tanto più, mi permetto di dire, che noi oggi abbiamo un problema, oppure si potrebbe dire un'occasione, in più su cui ragionare. Perché i cambiamenti che oggi sono in atto, sul piano tecnologico e produttivo, stanno ponendo a tutti noi, in modo diverso da quello che abbiamo vissuto in questi anni, anche un tema su cosa si produce, perché si produce, con quale sostenibilità si produce. E quindi il problema oggi del rappresentare il lavoro non è semplicemente difendere i diritti di chi lavora, trovare salari migliori, ridurre gli orari, certo. Questo è un tema che esiste, che c'è, ma oggi credo ognuno di noi è alle prese con un tema più grande, che riguarda cosa si produce, perché lo si produce, con quale sostenibilità ambientale lo si produce. E naturalmente questo pone necessariamente un tema nuovo, che un processo di questa natura, se lo lasci gestire semplicemente al mercato e alla finanza, è chiaro che determina il fatto che il lavoro diventa una pura merce, che può essere comprato e venduto. Mentre dall'altra parte, qui c'è il punto, la domanda è come faccio a ricostruire un punto di vista del lavoro che non sia competitivo tra persone e che ridia un significato e un senso alla lotta sindacale. Se sono in grado anche di affermare un progetto di società in cui il fine non è semplicemente il profitto e il mercato, in cui al centro non c'è solo la finanza e la forza della finanza. Del resto, se ci pensate, ed è vero che i cosiddetti problemi che hanno determinato ciò che noi chiamiamo populismi ha origini antiche, non è una cosa avvenuta qualche settimana fa, è frutto di processi che sono intervenuti da anni, ma che allo stesso tempo hanno al suo elemento un punto, che hanno utilizzato scelte politiche che hanno permesso alla finanza di avere una centralità assoluta. Se ci pensate, ed è anche la crisi della politica e dei partiti, noi, per tanti di noi, o se guardiamo la storia anche dell'Europa, come qui veniva ricordato, dal dopoguerra a venire avanti, noi per molti anni abbiamo avuto un sistema in cui
cui era la politica che svolgeva un ruolo coordinando l'economia, la quale determinava le condizioni della finanza. Questo rapporto è stato completamente rovesciato, perché quello che oggi è avvenuto è che è la finanza che decide l'economia e la finanza e l'economia insieme che determinano quale politica di governo. Non a caso le leggi che hanno permesso ai soldi, al denaro di poter liberamente circolare in giro per il mondo sono state fatte da governi che hanno cambiato la funzione dell'economia, delle stesse banche, degli stessi stati, a partire dagli Stati Uniti fino ad arrivare all'Europa, alla Germania, all'Italia, a tutto quello che sostanzialmente si è determinato. Al punto che se ci pensate, a proposito di chi deve rappresentare le persone che lavorano e i diritti delle persone che lavorano, oggi i soldi possono liberamente circolare per il mondo senza barriere. Anzi, ci sono i paradisi fiscali per i soldi, se ci pensate. Abbiamo, i soldi sono gli unici soggetti che hanno il paradiso in terra. Mentre le persone sono clandestine e non possono girare. E badate, lo dice, se guardiamo in Italia, dove la questione della paura dello straniero o del migrante ha determinato anche degli sconvolgimenti, se vai a vedere i numeri, oggi sono di più gli italiani che sono dovuti andare a lavorare all'estero che non gli stranieri che sono venuti in Italia. E se ci pensate, non è la stessa cosa andare all'estero perché hai bisogno di lavorare o andare all'estero perché sei figlio di qualcuno che ti fa studiare per avere un posto dentro la società che si determina. Tutti e due vanno all'estero, ma non è la stessa cosa. E lo dico da questo punto di vista perché io penso che noi su quei temi qui abbiamo un'esigenza, la dico sindacale, la penso anche sul piano politico. Noi dobbiamo provare a rimettere al centro la persona e il lavoro come punto su cui ricostruire un modello di società. E badate che in questo senso voglio partire anche da alcune cose più politiche. Qui molti hanno raccontato e naturalmente ci hanno dato, almeno a me, ascoltando anche cose che non conoscevo, molti spunti di riflessione, no? Le analisi che sono state fatte sul voto in Germania, sulle dinamiche che oggi sono aperte nei luoghi di lavoro in Germania, ma le stesse analisi, Francesco, le ultime cose che diceva il compagno delle commissioni obrere. Se noi guardiamo anche quello che è avvenuto in Italia, in particolare nelle ultime elezioni, io, almeno per l'Italia, poi non so se i compagni e le compagne anche dell'estero condividono o no questa cosa, io penso che è sbagliato dire che questo è un voto semplicemente di protesta. Almeno per l'Italia, così sono un po' più sicuro, secondo me chi lo dice non sta capendo quello che succede. Perché questo non è un voto di protesta. È un voto che chiede di cambiare delle cose. Ed è un voto di chi non ha condiviso le scelte politiche ed economiche che i governi in questi anni hanno rappresentato. Ed è un voto che è partito da un'analisi delle tue condizioni di vita sociale e del fatto che tu ti sei sentito da solo dover affrontare dei problemi. E c'è anche un giudizio su quella che è stata la classe politica che ha gestito quei processi. Perché, usando uno slogan, secondo me in tanti non si stanno sentendo cittadini in casa propria, se lo capovolgete, e vivono la rappresentanza politica che c'è stata o che ha governato come un qualcosa di lontano da sé. Questo secondo me è un punto di fondo da cui partire in termini di analisi. Non semplicemente dal fatto, se lo guardo dal punto di vista sindacale, la CGIL ad esempio la prossima settimana a Roma ha convocato una riunione proprio per discutere del suo gruppo dirigente, proprio per discutere su un'analisi dell'esito elettorale. È stato fatto fare uno studio in cui capire chi ha votato che cosa, compreso cosa hanno votato gli iscritti alle organizzazioni sindacali. Però guardate che non c'è bisogno di fare esercizi particolari, perché
se uno girava un po', andava nei luoghi di lavoro, andava a far spesa, andava, cioè se viveva tra la gente normale capiva che qualcosa stava succedendo, no? Ma se guardi anche i numeri, è evidente che emerge, io credo, un dato molto preciso. Io vorrei darvi questo dato, ed è secondo me una riflessione da fare. Se uno fa i conti di come eravamo messi nel 2008, poi è partita la famosa crisi o tutta la tempesta, diciamo, e quello del 2018, sono passati 10 anni, io vi do questi dati elettorali. 10 anni fa, nel 2008, vinse le elezioni il centrodestra con Berlusconi che prese 13 milioni e mezzo di voti, il centrodestra 17, la Lega prese 3 milioni di voti nel 2008. Il centrosinistra col PD che perse le elezioni prese 13 milioni e mezzo di voti, il PD ne prese 12 milioni, questo nel 2008, ci siamo, e votò il 78, quasi 79%. Dopo 10 anni noi siamo di fronte al fatto che il centrodestra Berlusconi è passato da 13 milioni a 4 milioni, la Lega è passata da 3 a 5 milioni e mezzo, l'estrema destra ha aumentato i suoi voti fino ad arrivare a 1,5 milioni di voti, ma complessivamente non sono 17 milioni, sono 13 milioni, poco più. Il PD è passato da 12 milioni a 6 milioni di voti, e un partito che nel 2018, un movimento che non c'era, ha preso oggi quasi 11 milioni di voti ed è il movimento più votato d'Italia. E nonostante questi sconvolgimenti è aumentato il numero di gente che a votare non ci va, perché sei passato dal 79% al 73%, vuol dire che altri 3-4 milioni di persone, 2 milioni e mezzo, 3 milioni, non sono più andati a votare. Se uno guarda quei numeri qui, secondo me è un elemento non semplicemente di protesta, è uno sconvolgimento, se lo guardi sul piano della composizione, e che parte non solo degli iscritti alla CGIL, ma che buona parte in Italia, con i numeri certificati, no? Non abbiamo la certificazione pubblica, ognuno dichiara gli iscritti che ha. Prendendo per buono le dichiarazioni di iscritti di CGIL e CISL UIL, poi sappiamo che ci sono anche altre organizzazioni sindacali, solo CGIL e CISL UIL, prendendo per buono ciò che noi dichiariamo tutti assieme, stiamo parlando attorno agli 11-12 milioni di iscritti, a cui devi aggiungere qualcos'altro. Quindi, lo dico banalmente, mettiamo anche noi a votare, ma è sotto gli occhi di tutti che tu oggi hai una composizione del mondo del lavoro tra iscritti e non iscritti che hanno radicalmente cambiato il loro voto in questi 10 anni. E tenete conto che rimangono tranquillamente iscritti alla CGIL, alla CISL e alla UIL, pur avendo cambiato voto. Perché ad oggi non è avvenuto che la gente ha votato 5 Stelle o Lega, così ce la diciamo in italiano, almeno in Italia, e poi il giorno dopo ha detto sai che c'è, do indietro la tessera del sindacato, no? Questo non è ancora avvenuto, non è detto che non avvenga, diciamo così, quindi non deve essere tranquillo. Ma ad oggi non è avvenuta questa cosa. E lo dico da questo punto di vista perché la parola populismo, e voglio dire questa, secondo me rischia di non farci capire quello che sta succedendo. Perché banalmente, a parte che, no? Se tu dici, noi che siamo qui, se diciamo a uno che è populista non gli stiamo facendo un complimento, no? O sbaglio? L'accezione che noi abbiamo di questa parola non è proprio che gli stiamo facendo un complimento. Però se ci pensate, nel corso di questi anni ci sono stati tanti che sono passati populisti, no? Non sono sempre quelli, sono anche cambiati. Per assurdo qualcuno ha detto che addirittura è populista anche Papa Francesco, no? O se ci pensiamo, ci sono stati dei momenti in cui
populisti oltre a quelli classici che ci possono venire in mente, però e tutto il resto, in Italia non sono stati, non c'è stata una fase in cui era populista anche Berlusconi, che era populista anche Renzi, quello che voleva rottamare tutti alla fine è stato rottamato lui. E se ci pensate, quelli che in una certa fase, Berlusconi e Renzi, erano i populisti, in quest'ultima fase hanno fatto gli antipopulisti. Capite che non è sempre, non è proprio sempre uguale, no? E allora, lo dico da questo punto di vista, perché davvero io penso che noi dobbiamo, come veniva detto da tanti, guardare alla complessità delle questioni che si stanno determinando. Non fermarci alla superficie. E cogliere quella che oggi io vedo in alcuni casi, anche con risposte pericolose che possono esserci di utilizzo, le domande che ci stanno sotto. Perché anche qui vado con l'accetta per cercare di rendere chiara un punto di vista, quindi il mio è semplicemente un contributo come tanti alla discussione che oggi abbiamo aperto. Ma guardate che in alcuni casi, visto che quello che sta venendo avanti, usiamo le categorie classiche, dentro questa idea di populisti in un qualche modo, quello che emerge è che si può essere di destra o di sinistra, oppure si può non essere né di destra né di sinistra, ma le parole hanno perso un significato. E se ce la vogliamo dire tutta, uno dei problemi che c'è in Italia e in Europa è che se per una parte di noi, fino a qualche anno fa, le parole avevano un significato, oggi queste l'hanno perso. Perché la vogliamo dire, la guardiamo sul piano dei diritti sociali e del lavoro? In Europa le forze politiche che hanno fatto i danni peggiori sui diritti delle persone che lavorano, in Italia, in Francia, mi permetto di dire in Germania o anche in altri paesi, Spagna e tutto il resto, si rifacevano all'internazionale socialista. E se uno ci riflette, per un giovane che è precario o per uno che il lavoro l'ha perso, la parola sinistra non è la soluzione del suo problema, in alcuni casi è stata la causa del suo problema, al punto che oggi quelli che dicono cambiamo tutto dicono che sia la sinistra sia in alcuni casi la democrazia che c'è stata in questi anni non hanno risolto i loro problemi e quindi hanno bisogno di qualcosa di diverso. Poi ci sono anche quelli, diciamo così, che strumentalizzano questo disagio anche a fini politici di altra natura, perché c'è una risorgenza anche del fascismo e del nazismo. Io voglio dire, populismo non vuol dire fascismo e nazismo, secondo me, è un errore. Così come razzismo non significa nulla con il populismo, non è detto che questo abbia un elemento, quando si parla di complessità dobbiamo avere chiaro anche questo quadro. E da un certo punto di vista questo tipo di ragionamento determina la necessità di ricostruire un rapporto e, insisto, un progetto, un coinvolgimento sostanzialmente di queste persone dentro un'idea di trasformazione anche sociale. Volete che vi faccia un altro esempio che, da quello che ho visto anche nei dati, a me mi ha fatto riflettere, no? L'esempio, se ho letto modo e se ho capito modo, nelle slide che ci sono state proiettate, la forza di destra in Germania prende molti più voti nelle ex aree dell'est che non in quelle dell'ovest. Io la domanda molto banale che mi sono fatta, se sono informato correttamente, e lo chiedo naturalmente in questo caso ai compagni tedeschi, perché la mia è semplicemente una valutazione che faccio, quindi una domanda che mi viene: quanto ha pesato in questo voto il fatto che in Germania dell'Est si prende meno come salario e si lavora più ore che nel resto dell'altra Germania? E se non sono informato male, quella è una parte del paese dove, a proposito dei migranti, ce ne sono di più nella Germania dell'Ovest che non nella Germania dell'Est. Quindi, da un certo punto di vista, quelle che possono essere valutazioni classiche fatte come luoghi comuni, lì non rispondono. Se le cose hanno queste caratteristiche, quella non è una risposta. Così come se la guardo rispetto alla condizione nostra, ce lo vogliamo dire, da noi ha pesato il fatto che nel nostro paese quelli che hanno portato l'età pensionabile a 70 anni sono quelli che dicevano che erano di sinistra.
Da noi ha pesato che metà di questo paese, il mezzogiorno, e badate che se hanno votato 5 Stelle non è perché chiedono semplicemente di essere pagati col reddito di cittadinanza senza lavorare. Una lettura così è un'altra lettura che non capisce quello che sta succedendo. Perché dietro a quel voto lì non c'è solo il fatto, certo c'è un bisogno, ma in questi anni sono aumentate le differenze. Io ve lo garantisco che finché ho vissuto in Emilia Romagna vedevi il mondo in un certo modo. Mi permetto di dire che i 10 anni con cui ho girato l'Italia, tu ti rendi conto che il mondo non è l'Emilia Romagna. E ti rendi conto delle differenze che si stanno determinando e della lontananza che si sta determinando. E da un certo punto di vista, se una parte del paese si sente sempre di più non rappresentato e i problemi che ha non affrontati, è chiaro che dà delle soluzioni e va da un'altra parte. E guardate che la domanda è quella di lavorare, non è semplicemente quella di essere sostenuti, ma dietro quello c'è la non fiducia rispetto a quelli che oggi ti hanno tentato di rappresentare. E in questo senso qui io vedo da un certo punto di vista dentro a determinati voti, e non mi nascondo, insisto, che ci sono anche quelli ideologi, diciamo così, o che hanno più testa, che tentano di utilizzare anche un malcontento diffuso che c'è. Ma il voto che generalmente si esprime oggi con queste caratteristiche, lo guardo almeno in Italia, io lo leggo più come una specie di rivolta, di ribellione rispetto alla situazione che si è determinata. E badate che da un certo punto di vista, se questa rivolta non è già anche una rivolta contro, in questo caso, il sindacato della CGIL, io penso che sia anche per quello che la CGIL ha fatto. Perché vorrei far notare a tutti che noi in questi anni, come organizzazione sindacale e in alcuni casi anche da soli, siamo stati l'organizzazione sindacale che non solo ha scioperato anche da sola contro il governo che si diceva di sinistra, ma è stato anche il sindacato che è arrivato a fare e a sostenere referendum contro questo governo. Del resto la sconfitta più cocente, non capita, avviene proprio sulla modifica della nostra Costituzione da parte del governo. E dall'altra parte noi abbiamo dimostrato un elemento di autonomia e di indipendenza dalle forze politiche e dalla politica, e io credo che questo sia un punto decisivo per poter ricostruire un'unità del mondo del lavoro. E in più, guardate che qui c'è un altro tema che qui richiama anche l'Europa, e qui secondo me c'è un punto in cui bisogna rilanciare sia sul piano sindacale sia sul piano politico, perché oggi ciò che domina le relazioni sia sociali sia politiche e questa libertà, fatemela dire così, della speculazione della forza finanziaria. La guardiamo da un altro punto di vista? In Italia, ed un passaggio che ha predisposto a quello che è successo, è stato caduto il governo Berlusconi, noi abbiamo avuto il governo cosiddetto Monti, tecnico. Ed è successa una cosa in quel periodo lì. La BCE, cioè la Banca Centrale Europea, ha scritto una lettera al governo, che poi è servita per cambiare Berlusconi, in cui la Banca Centrale Europea spiegava che politiche dovevano essere fatte nel nostro paese. E se tu vai a rileggere quella lettera lì oggi, quella lettera prevedeva il taglio delle pensioni, la cancellazione delle province, la privatizzazione di tutti i servizi, la libertà di licenziamento, e hanno cancellato l'articolo 18, di bloccare i salari e i contratti pubblici, addirittura c'era scritto di ridurre i salari pubblici nel privato. E se ci pensi, tutte le politiche che sono state fatte dai governi successivi, da Monti, da Letti, da Renzi e da Gentiloni, così diamo nome, cognome e indirizzo, sono state tutte coerenti con quell'impianto di politiche economiche e sociali.
dove la ragione era ce lo chiede l'Europa. E dentro questo schema, se uno guarda i dati, il debito pubblico nel nostro paese nel 2008, se lo guarda in rapporto debito PIL, era il 105%, no? Diciamo già alto. Oggi siamo al 131% ed è passato da 1.600 miliardi a 2.250 miliardi. Quindi uno dovrebbe, no, fare un bilancio, perché in questo contesto qui, dove è aumentata la povertà e la precarietà nel lavoro e quindi l'insicurezza di quelli che lavorano ed è peggiorata la condizione sociale e materiale di vita delle persone, e tutto questo c'era stato spiegato che era il modo per uscire dalla crisi e per fare ripartire il nostro paese, noi siamo di fronte al fatto che tutto questo non è avvenuto, anzi siamo nella situazione opposta. E badate che oggi questo tema oggi è aperto, perché se ragioniamo l'Europa così, ce la vogliamo dire, qual è la discussione che si sta facendo adesso? È già quella di creare le condizioni di chi può anche uscire dall'euro senza mettere in discussione l'euro, e addirittura una discussione aperta se ci può essere l'Europa di serie A e l'Europa di serie B o no. E da questo punto di vista il movimento sindacale e quindi il mondo del lavoro è in grado di esprimere un proprio punto di vista che metta in discussione quelle politiche e quelle logiche? Qui vedo la necessità di uscire dalla dimensione puramente nazionale. Io non sto dicendo che è semplice, che è facile, che è scontato. Penso che rispetto ai processi che stanno venendo avanti, o noi proviamo a misurarci con la complessità di questi temi e a costruire delle iniziative, delle proposte che ricostruiscono un'azione in questa direzione, o corriamo dei rischi. Per questo, lo dico personalmente, a me ha convinto molto, l'ho letto in un'intervista, quindi non è una cosa mia, ma una persona che per noi in questi anni è stata una persona con cui abbiamo fatto anche molte battaglie assieme, penso alla questione del referendum costituzionale eccetera, una persona come Zagrebeschi, che in un'intervista nei giorni scorsi su un giornale nazionale, affrontando proprio questi temi, diciamo così, proponeva di mettere la parola populismo negli scarti del lessico politico, perché dice continuare a dipingere tutto come populismo rischia di non farci capire quello che sta succedendo e quello che dobbiamo fare e quella che è la domanda che abbiamo davanti. Io credo che sia un elemento utile e lo dico alla luce delle cose e dei vari interventi che oggi ho sentito sotto tanti punti di vista diversi. Io credo ci pongono sostanzialmente questo tema. E da un certo punto di vista, se la guardo dal punto di vista sindacale, è chiaro che questo pone una serie di questioni molto importanti, che riguarda anche la necessità di una riforma delle istituzioni europee. Noi abbiamo bisogno, oggi abbiamo un'Europa che è dell'euro, ma noi un'Europa sociale e dei diritti non ce l'abbiamo proprio, anzi continuiamo ad avere dei vincoli totalmente inaccettabili. Noi poi in Italia siamo talmente bravi, siccome ce lo diceva la BCE nel 2011, che abbiamo introdotto nella nostra Costituzione il pareggio del vincolo di bilancio, no? Io trovo che sia una di quelle follie totali, perché se tu vuoi fare ripartire l'economia e quindi affrontare anche il problema dell'occupazione, il problema di fare ripartire gli investimenti pubblici e privati è uno dei temi che hai. E da un certo punto di vista tu l'Europa la costruisci, perché se parliamo di solidarietà dentro il mondo del lavoro, allora dobbiamo parlare anche di solidarietà tra gli Stati, perché non esiste al mondo che tu hai una moneta che costa in modo diverso a seconda del paese in cui sei, facendo parte della stessa entità. Questa cosa non funziona. E da un certo punto di vista o c'è una condivisione, o si determina un progetto e un programma con una condivisione anche dei rischi, che modifica alcune cose, che non vuol dire che uno si fa carico del debito dell'altro, ma vuol dire che dentro un'ottica in cui il tema centrale torna ad essere l'occupazione, cambi delle cose. Ad esempio, negli altri stati, le banche centrali, pensa alla Federal Reserve americana,
non ha l'obiettivo solo di tenere bassa l'inflazione. La Federal Reserve americana nel suo statuto, accanto all'inflazione, c'ha il compito che viene prima dell'inflazione della difesa dell'occupazione, di come crei l'occupazione, di come fai crescere l'occupazione. Del resto, lo dico perché l'abbiamo anche vissuta generalmente, la Chrysler, la General Motors, cioè le grandi imprese dell'auto americane, non è che sono state risolte perché è arrivato il fenomeno italo-americano che aveva un'azienda in Italia, va bene, perché adesso non ce l'abbiamo più perché la testa è da un'altra parte, ma perché lo Stato ha messo risorse pubbliche per salvare un settore strategico, ci siamo, e ha determinato l'impossibilità di licenziare lì dentro e di aprire sostanzialmente un'altra parte. E allo stesso tempo questo io credo che sia un tema che noi abbiamo, e lo dico da un punto di vista sindacale, cioè del fatto che il movimento sindacale nella sua autonomia sia in grado di ricostruire azioni che affermano nel nostro continente, in questo caso europeo, politiche che vanno in una direzione diversa, modificando e riformando anche gli assetti del nostro, della nostra Europa. Io credo che sia un punto questo non più rinviabile, se vogliamo svolgere una funzione che sia in grado di rimettere al centro il lavoro e un'idea di trasformazione sociale in cui il lavoro abbia una sua centralità. Così come una serie di temi anche importanti che qui sono stati indicati si pongono sia sul terreno di una riforma, se vogliamo anche sul terreno fiscale che vada in una certa direzione, così come si pongono alcuni elementi di fondo che riguardano sia i percorsi democratici in termini di partecipazione, sia interne alle organizzazioni che nei paesi, sia per quelli che riguardano i principi fondamentali sul terreno dell'eguaglianza, sul terreno dei diritti sociali, sul terreno dei diritti di cittadinanza. E in questo senso io credo, essendo in grado di mettere in campo un'azione che punti a modificare radicalmente questa logica che si è affermata sostanzialmente in questi anni. E un processo di questa natura, naturalmente, noi abbiamo bisogno di farlo costruendolo assieme alle persone che vogliamo rappresentare, ricostruendo anche una dimensione sociale di rappresentanza molto forte ed essendo, io credo, in grado di provare a misurarsi sostanzialmente con questi processi e con questa situazione. Ecco, a me paiono, e non voglio tediarvi ulteriormente perché, come ci siamo detti tutti, la giornata di oggi è stata una giornata molto impegnativa, ascoltare, come è noto, è una fatica, anche per chi ne ascolta tante. Io penso che la giornata oggi importante sia proprio aver data questa dimensione. E lo dico senza alcuna polemica, ma cogliendo anche il contributo istituzionale che è arrivato nella giornata di oggi, pensando che qui siamo nella sede della Regione, lo dico, certo, sono state fatte cose molto importanti che qui sono state indicate, ma vorrei che fosse chiaro che anche in una Regione come questa noi partiamo da alcuni problemi abbastanza seri. Vorrei ricordare a tutti che l'ultima volta che si è votato in questa regione per eleggere il Consiglio regionale votò il 37% dei cittadini dell'Emilia Romagna, e se guardiamo l'esito elettorale del 4 di marzo anche in Emilia Romagna il primo partito è il Movimento 5 Stelle e il primo raggruppamento per la prima volta nella storia dal dopoguerra ad oggi è marchiato centrodestra e non di un'altra direzione. Questo per dire quindi che anche in una situazione in cui noi possiamo dire di aver fatto delle cose o di avere delle esperienze contrattuali che vanno in un'altra direzione, i processi più generali non è che hanno escluso o che qui c'è un'altra strada, perché i processi più generali ci stanno coinvolgendo pure noi nella stessa misura. E quindi da un certo punto di vista il problema di come ricostruiamo degli spazi di democrazia e di partecipazione che tornino davvero a ridare una credibilità anche ai soggetti sociali, una rappresentanza ai soggetti sociali, è un tema che non è rinviato a qualcun altro, è un tema che ci riguarda anche noi. In questo caso insisto nell'autonomia che i soggetti devono avere,
perché sul piano politico, consentitemi solo questa battuta e davvero la concludo, io penso che se c'è una forza politica che in 10 anni, di cui buona parte di questi passati al governo dimezza i voti, non so cosa deve succedere di più, e lo vorrei dire, perché questi sono processi tra virgolette che sono avvenuti sul piano democratico, cioè la gente ha votato, cioè non è che sono successe cose, lo strumento che hanno nella possibilità di esprimersi rispetto a determinati cambiamenti. Quindi io penso che sia un elemento di riflessione molto preciso, e se lo guardo da un punto di vista sindacale, come giustamente qui veniva indicato, guardate che se la vogliamo dire in italiano, un problema di crisi della rappresentanza sindacale, di calo della rappresentanza e di cambio della composizione anche della rappresentanza, è un processo che oggi è aperto in tutto il mondo. Non è che semplicemente c'è un posto dove c'è e un posto dove non c'è. E da un certo punto di vista, io la guardo qui da noi, e non a caso la nostra organizzazione apre proprio in questi giorni una fase congressuale, dove noi ci stiamo ponendo anche il problema non solo di confermare le scelte che giustamente abbiamo fatto di contrasto al governo, e per fortuna che l'abbiamo fatta, e all'autonomia che abbiamo dimostrato, ma è indubbio che siamo di fronte anche al fatto di come affrontiamo una situazione nuova, perché noi abbiamo milioni di giovani o di persone che lavorano e che non si sentono rappresentate da noi, o che gli strumenti che noi abbiamo di natura contrattuale non sono rappresentati e che non sono in grado di rappresentare tutti. E noi abbiamo da questo punto di vista la necessità di ripensare. Io faccio un esempio, perché la stessa cosa credo che sarebbe utile fare un confronto anche di questa natura. In questi anni quello che è venuto avanti, se la guardiamo sul piano sindacale, è l'attacco alla contrattazione collettiva, all'esistenza dei contratti nazionali di lavoro. Questo è il punto che sta venendo avanti. Anche in Germania, se non leggo male le cose che ho sentito, è aumentato il numero di imprese che non applicano più il contratto nazionale di lavoro, e se ci ragioniamo all'opposto da noi, cos'è avvenuto? Che noi abbiamo avuto in Italia l'aumento del numero dei contratti nazionali. Siamo passati anche a contratti nazionali finti, che sono firmati da soggetti che non hanno alcuna rappresentanza, perché non c'è una legge sulla rappresentanza, con una competizione tra le imprese nell'applicazione dei contratti. E la situazione che noi abbiamo in Italia, non so se questa dimensione così anche da altre parti, è che quello che sta succedendo nell'industria manifatturiera, ma anche nel settore pubblico, nella sanità, nella logistica, è che tu ti trovi che le persone che lavorano assieme, che fanno lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele, perché gli vengono applicati dei contratti diversi, attraverso il sistema dell'appalto, del subappalto, del sottoappalto, della finta cooperativa. E badate che questo elemento qui porta a un cambiamento della natura stessa dell'organizzazione sindacale. Allora quello che io, e davvero chiudo, perché vedo che ormai state crollando, quindi tra un po' da solo. No, ringrazio l'interprete, ma sono andato anche piano. Mi dicono che non è vero. Allora ci salutiamo qui con molta tranquillità, e ci rivediamo domani mattina alle 8. No, scusate, insomma, era per concludere positivamente. Io credo che il punto che si ponga è come noi ricomponiamo questa unità del mondo del lavoro. Qui Francesca parlava di ricostruire una coalizione, no, tra tutte le forme di lavoro. Io credo che questo è il tema che noi abbiamo visto, di come noi ricostruiamo un'unità del mondo del lavoro. E se la ragioniamo di mondo del lavoro, lo dobbiamo pensare in senso molto largo, cioè tutte le forme di lavoro che oggi sostanzialmente esistono, noi dobbiamo porci a rappresentarle. Se la guardo nella storia della CGIL, le prime camere del lavoro che nascono alla fine del 1800, guardate che chi non sapeva né leggere né scrivere andava in camera del lavoro, e se vai a vedere le forme, non c'erano i lavoratori dipendenti. Le prime camere del lavoro addirittura avevano messo assieme tutte quelle forme che oggi potremmo chiamare quasi lavoro autonomo, perché c'era l'associazione dei fornai, in alcuni casi, che ha dato vita assieme ad altri soggetti l'organizzazione sindacale. Badate che io penso che noi siamo di fronte a questo punto, tanto più in una fase in cui quello che si pone è anche il cambiamento del modello di funzionamento sostanzialmente delle imprese e anche del sistema di produzione. Ecco, questo a me sembra
il quadro dentro al quale noi siamo, l'impegno che credo dobbiamo mettere in campo. Grazie a tutti e buon lavoro e buona giornata.